Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Fratelli e sorelle carissimi, oggi celebriamo in diocesi la festa di Santa Maria Moretti, Vergine Martire. Per la Chiesa è una memoria, ma per la nostra diocesi è festa addirittura latina e solennità, perché Santa Maria Moretti, come saprete, è la patrona principale di Latina e del Lago Pontino. Una figura di santa veramente straordinaria, spero che conosciate un pochino della sua vita, che comunque brevemente rievocheremo. E nacque a Corinato, nelle Marche, nel 1890, la famiglia si trasferì per ragioni legate alla povertà e alla miseria, insomma, a lavorare nella zona di Conca alle Ferriere, lavorare la terra, e famiglia numerosa. Santa Maria Moretti era una delle diverse figlie di Luigi Moretti e della sua sposa, il papà morì durante quel tempo e all'età di 12 anni ricevette un'aggressione da Alessandro Serenelli, che voleva stare con lei, voleva compiere il peccato che tecnicamente si chiama, spero che lo sappiate, di fornicazione, cioè la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio, quello che i ragazzi chiamano i rapporti prematrimoniali. Aveva già ricevuto degli avanzi da parte di questo, che era il figlio del mezzadro di papà Luigi, respingendole. Poi quel giorno, preso dalla fuoco della passione, la minacciò dicendo: tutti concediamo un io ti ammazzo, e la colpì con 14 colpi di puntivolo. Santa Maria Moretti fu di corsa di quella dell'ospedale, morì uno o due giorni dopo, dopo aver perdonato il suo uccisore. Fu canonizzata da papa Pio XII, il primo caso di una canonizzazione davanti alla madre, perché la madre è assunta e ancora viva, e il suo carnefice Alessandro Serenelli, che nel frattempo si era pentito, convertito e trascorso una vita di penitenza dopo essere fatto qualche anno di galera, in espiazione di questa. È una vicenda apparentemente tragica, lo è, ma che contiene degli insegnamenti altissimi. Santa Maria Moretti è stata canonizzata con il titolo di martire della purezza, non senza, come dire, vedete, quando Dio permette una cosa, Dio non fa mai le cose fatte a caso. Cioè, nel 1902, voi sapete che non c'erano certamente i costumi che ci stanno adesso, assolutamente no, il mondo era molto differente, ma cominciavano lontanamente a prepararsi alcune, come dire, progressive cadute di stile, ecco, che poi ci avrebbero precipitato alla condizione in cui ci troviamo. E un po' lo parlo, c'è la chiesa delle seminari di cartelle a destra e a manca, perché non solo che oggi si spogliano dovunque, ma non ci arrivano cammini in chiesa, dovrebbero stare almeno in chiesa, ma non perché in chiesa sì e fuori no, perché mai, ma almeno in chiesa, perché in chiesa dei peccati se ne vanno due, oltre all'immodestia, per cui dopo vedremo su questo la diritti all'inferno, questo di Santa Maria Coletti, lo dico io, lo dice la Bibbia, lo dico io, e ma c'è anche la grave profanazione del rosario, non si fa. Quindi fu un po' presagio, no? Pensate che 15 anni dopo la morte di Santa Maria Moretti, siamo nel centenario di Fatima, la Madonna Fatima diceva: verranno mode e offenderanno molto Dio, la Chiesa non ha mode, le mode non vanno seguite. Qualche anno dopo ha cominciato Padre Pio, sapete che Padre Pio, non so se avete letto le copate, se qualcuno può entrare leggermente immodesta dove stava lui, che cosa succedeva? Al finimondo, a male parole. E lui diceva, ma c'è la Madonna appena appena sotto il ginocchio, dice, che problema c'è, che deve arrivare a fine piedi? Lui diceva, sotto il ginocchio, si spoglieranno di tutto, perché lui diceva questo qui, dice, se cominci a tagli, poi tu alla fine si dice più. Sembravano esagerazioni ai suoi tempi, no? Però purtroppo anche quelle si rivelavano profetiche. Santa Maria Moretti fa due cose: si è fatta ammazzare e mentre stava sotto i colpi diceva queste testuali parole. Guardate che Santa Maria Moretti era analfabeta, non sapeva leggere né scrivere. Per fare la prima comunione c'era avuto la mano di Dio, perché non si riusciva a imparare il catechismo, perché ai tempi il catechismo doveva imparare a memoria, e quindi se non si legge quando non impara a memoria, quindi per fare la comunione c'è voluta la mano del Signore, perché la dovuto imparare ascoltandolo, capite, quindi non leggendolo. E lei dice: cosa fai Alessandro? Non si fa, è peccato, vai all'inferno. Queste testuali parole. E si va all'inferno, anche se oggi i giovanotti se lo sono dimenticati, che pensano che si possa fare tutto perché ormai i tempi sono cambiati,
c'è stata l'evoluzione sessuale, si può fare tutto, si può convivere, si può fare qualunque cosa, come se le cose fossero cambiate, ma le cose non sono cambiate. La fornicazione è un peccato grave, lo era e lo è, che porta dentro i diritti all'inferno. La Madonna Fatima disse anche che i peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne, molto diffusi e molto poco e molto male confessati, purtroppo. Anche su questo è stata profetica. Ma un particolare lo raccontò Alessandro Serenelli, che rimase sconvolto. Allora lui dice che mentre la stava accoltellando, si prese 14 punte volate, 14 coltellate, una bambina di 12 anni neanche, capite, anziché in qualche modo pararsi i colpi, cioè prendere una coltellata sull'addome, fa male, no, le mani ce le aveva sulla gonna. Lui diceva, non si parava i colpi, ma ci aveva le mani sulla gonna perché non voleva farsi vedere spogliata, neanche a quel momento. Esattamente come i martiri dei primi secoli. Capite? Ecco perché anche i martiri della modestia, non soltanto della purezza. Non te faccio vedere spogliata, nemmeno sotto violenze. È inutile parlare solo su questo, no? Purtroppo oggi i costumi sono cambiati, ahimè. E capire quando cambia un costume diventa complicato poi, perché chi esce dagli schemi diventa fuori di testa, diventa esagerato, cose di questo genere. Però i costumi sono cambiati, ma la legge di Dio rimane sempre la stessa, capite? Non è che noi possiamo davanti al Signore dire, beh, oggi i tempi sono cambiati, quindi che ci fa? No, ci fa, perché le leggi sono sempre le stesse. Quando la Madonna diceva, la Chiesa non ha mode, le leggi di Dio sono sempre le stesse, diceva lei. Diceva qualcun altro, capite? L'ultima cosa molto importante per Santa Maria Goretti è che morì perdonando Alessandro Serenelli. Il perdono, quando gli chiesero, dandogli lo santo, tu lo perdoni al tuo aggressore, lei disse, io lo perdono e lo voglio accanto a me in paradiso, lo voglio, non capite, non soltanto lo perdono. E così quasi certamente è stato, perché Alessandro trascorse poi il resto della vita veramente in penitenza e chiese perdono. Scrisse una bellissima lettera. Sabato scorso siamo stati, io ho partecipato al pellegrinaggio notturno annuale che viene fatto nella diocesi a piedi da Borgo Santa Maria alle Ferriere, molto bene, è stato organizzato molto bene quest'anno, e tra i tanti momenti formativi c'è stata proprio la lettura di una commovente lettera di Alessandro Serenelli, in cui diceva, io purtroppo mi dovreste dire dovrei essere malmenato, maltrattato, mi dovresti odiare. Però sono sinceramente pentito, purtroppo ho avuto un momento di follia, sono pronto a riparare, e chiedeva perdono alla madre, al vescovo della sua diocesi e alle persone che aveva purtroppo nella consapevolezza che la cuore creatura era morta, e una volta che è morta sulla terra non ci ritorna più, ma è salita in cielo e coronata di gloria. In questa festa io sono molto devoto a Santa Maria Goretti, ho imparato molte cose e sulla base del suo esempio insegno molte cose, ecco, a chi è disposto ad ascoltarlo. Io personalmente ritengo che su questi temi è necessario essere coraggiosi, quindi senza essere integralisti, senza essere esagerati e senza imporre nulla a nessuno, soprattutto quindi con l'esempio da dare, però è necessario essere ben formati e avere il coraggio, dice Papa Francesco tante volte, diceva proprio Benedetto tante volte, di andare, qua la parola magica, controcorrente, cioè il mondo faccia quello che gli pare, ma noi non siamo così, capite? Che non abbiamo paura di farci prendere in giro se agiamo diversamente, se pensiamo diversamente o se parliamo diversamente. Sapete come dice il proverbio? Non ride bene chi ride ultimo, dice il proverbio. Per quelli che oggi ci prendono in giro, un giorno si ritroveranno davanti al nostro Signore. E poi vediamo chi ride, se ridono loro che hanno preso in giro chi osserva la legge di Dio, o se vede chi ha osservato la legge di Dio, vedendo la fine che faranno quelli che l'hanno irrisa, in questo mondo se la sono messa sotto i piedi. Ecco, quindi la testimonianza di Santa Maria Goretti è bella, ma è anche forte. Io i peccati più non li faccio, io nuda non la faccio vedere. Se mi ammazzi, accondati, ma io questo e quest'altro non lo faccio, mettendo proprio in pratica l'esortazione della lettera agli ebrei che dice dovete resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato, cioè piuttosto che offendere gravemente Dio, nella
materia di sesto comandamento era ed è materia grave, io mi faccio ammazzare. Io sono d'accordo, sono pronto se dovessi essere necessario a fare una cosa di questo genere, perché è bello ed è importante e non dobbiamo certamente, non dobbiamo vergognarci del Vangelo. Si deve vergognare chi dal Vangelo sta lontano, dobbiamo vergognarci se siamo ladri o peccatori, non se osserviamo il Vangelo e se siamo onesti e lavoratori. Bene, Santa Maria Goretti del Cielo ci aiuti e ottenga anche con la sua intercessione, specialmente in molti giovani che ci sono dei segnali positivi, ci sono dei movimenti che stanno nascendo per la custodia della pulizia delle ragazze, ne conosco più di qualcuno, quindi si sta muovendo qualcosa, perché dopo vedete il troppo, alla fine proprio stomaca, nausea, perché oggi veramente non si può più vedere, cioè, c'è gente che mi racconta che lo stomaco torna davanti alla televisione e dice padre, bisogna spegnere la televisione, perché tutto il programma tranquillo, una cosa tranquilla, sistematicamente ci sono momenti qualcosa che non funziona, ormai è diventata un vizio. No, no, io c'ho i figli, c'ho le cose che devo fare, che ne so, io non sono molto pratico, guarda, fai discernimento e vedi, insomma, però capite, è ora di cominciare serenamente, coraggiosamente, caritatevolmente, velocemente, però alzare la voce e dire io a queste cose non ci sto, e prendiamo le dovute distanze, e poi ricordiamo sempre il proverbio, veramente ride bene, chi ride ultimo, chiediamo Maria Santissima, ecco, la madre e la regina delle vergini, che aiuti noi e tutti a comprendere e scoprire l'importanza di questi valori, per essere pronti a difenderli, a viverli e a diffonderli, costi quello che costi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.